Salve, ma chi c'è qua? Allora, mi stavo facendo un tè e ho pensato, perché non fare un haul di tutti i miei tè? Perché da poco sono stata a Bologna per le vacanze di Natale. Dato che a me piace tanto il tè, è tipo una delle mie cose preferite, cioè nella vita se potessi fare una roba tutto il giorno sarebbe bere il tè. E ogni volta che vado a Bologna c'è un negozio di tè che mi piace tanto, che si chiama Strega Tè, e faccio rifornimento. E niente, mi stavo facendo il mio tè e ho pensato, ah, magari c'è, no, in realtà non me ne frega niente, ma io lo faccio vedere lo stesso. Però ci veniamo a posizionare qui perché c'è una bella luce. Cioè, oddio, non lo so, però comunque si vede sicuramente meglio che altrove. Eccoci qua. Cioè, vorrei fare tipo classifica dei miei tè preferiti. Però bisogna fare delle distinzioni, perché ci sono vari tipi di tè. Però partirei comunque dall'Earl Grey, perché è probabilmente il tè che bevo di più in assoluto. Ma ti vuoi uscire? Aspetta. L'Earl Grey. Tè nero al bergamotto. In questo caso questa è una miscela di vari tè neri. Buonissimo, pazzesco. Quello di Strega Tè a me piace tanto. Ne hanno due versioni, questa è quella diciamo classica e poi ne hanno una premium. È divertente avere sto quadrato in faccia. Earl Grey secondo me è molto buono anche con il latte, però dipende da che tipo di latte, ovviamente tutti i latti vegetali, diamolo per scontato, qui solo latti vegetali. Però ecco, a me piace, mi piace anche col latte, nonostante il tocco un po' aromatico del bergamotto, che magari uno può pensare stony con il latte, in realtà secondo me crea un po' questo effetto cremosità. Che a me piace, quindi lo consiglio anche con il latte. Poi, mantenendoci sui tè neri, che devo dire sono quelli che bevo di più perché mi piacciono un sacco, un altro che adoro, soprattutto però nel periodo invernale autunnale, è questo qua, molto basic alla vaniglia. Cioè qui purtroppo mi dispiace, cioè, ascoltiamo Taylor Swift, beviamo il tè alla vaniglia, più basic di così non si può. Anche in questo caso il latte non lo disdegno, ma preferisco comunque lui nudo e crudo con dei biscotti. Bello intenso, molto profumato, lo amiamo. Non poteva mancare il chai, che voi direte, chai vuol dire tè, stai dicendo non può mancare il tè. Però con chai in questo caso si intende la miscela speziata. Infatti anche in questo caso c'è una miscela di tè neri con l'aggiunta di spezie. Nello specifico cannella, zenzero, pepe, chiodi di garofano, cardamomo. Ottimo soprattutto se siete come me fan del chai latte, quindi questo con il latte è veramente la morte sua. Secondo me bere il chai senza il latte, non dico che è uno spreco perché non potrei mai dirlo, però il latte fa molto a questo tè. È veramente la sua cosa. Se non sbaglio, in qualche video di mille secoli fa vi avevo anche fatto vedere la mia ricetta, tra virgolette, del chai latte freddo da fare con il ghiaccio per l'estate. Però fatemi sapere se volete magari una ricetta aggiornata o quella di lui caldo. Ultimo tè nero che vi faccio vedere è questa mia nuova scoperta che mi ha fatto innamorare, regà. Sto in fissa. Purtroppo ne ho preso una confezione piccolina perché non avendolo mai provato ero tipo vabbè, non sto a comprarne un botto perché poi magari non lo bevo tutto. Mi sono sbagliata perché è diventata tipo la mia cosa preferita e sto parlando del tè nero alla violetta, aromatizzato alla violetta. Pazzesco, pazzesco, incredibile. Non so se avete presente le caramelle alla violetta della Leone. Se ce le avete presenti ha esattamente quel sapore. È dolciastro, è buono, sa di violetta. È veramente buonissimo. Non l'ho mai provato con il latte, quindi non vi so dire. Però secondo me è meglio senza. Cioè questo è uno di quei tè che vanno bevuti così, nudi e crudi. Ah, non vi ho detto che io di solito non zucchero mai il tè. Solo certe volte perché magari mi gira. Però è molto raro. Sono fedele agli aromi naturali. Comunque, tè alla violetta, ossessione. Buonissimo. Profumatissimo, cioè vi giuro, sa di caramelle Leone, è incredibile, è meraviglioso. Di recente mi sono anche comprata un profumo alla violetta, quindi non lo so, sono nella mia era violetta, la mia violet era, non lo so. Se capitate a Bologna o se vi capita anche un altro negozio, non per forza Strega Tè, provate, cioè se trovate un tè aromatizzato alla violetta, secondo me ne vale la pena, perché wow, cioè potrei berlo a ogni ora del giorno e della notte, in qualsiasi circostanza, pazzesco. Poi abbandoniamo i tè neri e passiamo invece ad un tè verde. Questo è veramente la cosa più basic del mondo, però il tè verde aromatizzato al gelsomino, regà, la mia ossessione. Ha questo retrogusto erboso tipico del tè verde
che unito al dolciastro del gelsomino, secondo me, crea questo connubio perfetto, perfetto. È un po' come il matcha, che rimane un po' erboso, non so come definirlo. In questo consiglierei di addolcire, e soprattutto con i tè verdi, mi raccomando, fate sempre attenzione a quanto stanno in infusione e a che temperatura, perché diventano amari molto facilmente, e quindi è sempre meglio, no, farci attenzione, perché poi magari l'assaggiate e dite, madonna, fa schifo, ma non è colpa del tè, è colpa dell'infusione. Tra l'altro quella gelsomino ne ho una versione pure in, come si dice, confezioncine piccole, singole, non solo sfuso, perché è molto buono, mi piace, quindi... E concludiamo il mio haul di Stregatè con questa, che però non è un tè, ma bensì un infuso di frutta. Regà, perché ovviamente Stregatè, oltre a vendere i tè, ha anche tantissimi infusi, tisane. Questo appunto è un infuso di frutta e fiori. Nello specifico ha pere, fragola, boccioli di rosa, mela, lamponi, mirtilli, fiordaliso, camomilla e calendula. E si chiama Rose Garden, non a caso, perché vi giuro, berlo vi sembra davvero di bere un giardino di rose. Questo è un infuso che secondo me sa di primavera. Sapete quelle giornate limpide col sole, dove però non fa troppo caldo? E state passeggiando e ci sono i fiori, sa di quello. È un infuso profumatissimo, molto dolciastro. Sentite tanto la rosa, tra l'altro. Io ho sempre paura quando c'è la mela negli infusi, perché secondo me, non lo so, almeno io la sento tanto. Quindi temevo che coprisse poi tutto il resto. In realtà no, fortunatamente. E tra l'altro lo vedo bene proprio come drink da bere se state leggendo un romanzo dell'Ottocento, ancora meglio se di Jane Austen ed è primavera e siete su un prato. E con questo abbiamo concluso. Poi ho anche altre cosine qui, però non sono di Stregatè e non le ho comprate di recente, alcune sono regali, tipo questo che mi ha portato un mio amico dalle Azzorre, grazie Jacopo, che è un tè bianco molto classico, molto buono. Mi è piaciuto. Oddio raga, poi ho anche questo. Questa è una delle cose più divertenti e carine da fare, secondo me. Perché si tratta del tè, tra virgolette, di pisello odoroso. In teoria non è un tè, ovviamente, ma è tipo un infuso. Il pisello odoroso è questo fiore blu, che crea proprio un tè blu. Se ci mettete all'interno qualcosa di acido, esempio il limone, si trasforma e diventa viola rosa. È carinissimo. Io lo trovo stra-adatto più che altro a fare... altri tipi di drink, in particolare la limonata, perché potete sfruttare la questione del limone proprio per fare questo gioco di magia molto bello. Per me è una roba estiva, quindi tipo una bella limonata fresca con questo dà quel tocco in più. Ah, oddio, poi ho anche questo, che era un tè che ho comprato in Scozia. Beh, un tè nero classico English breakfast, però ero curiosa. È buono, effettivamente. Sì, ci sta. E basta, questo è quanto, questo era il mio haul. Adesso continuerò a bere il mio tè e mi sa che mi metto a leggere. Vengo da settimane un attimo, cioè non incasinate, però di lavoro, cioè ho lavorato tanto in questo periodo. Avevo tante robe che dovevo chiudere, concludere, consegnare, varie blah. E quindi tipo oggi ho la possibilità di prendermi un'oretta e mezza, quindi ho detto mi faccio il mio teino, mi metto a leggere, mi rilasso. Che bello. E poi in realtà, avendo poi il pomeriggio libero, sono contenta oggi di avere il pomeriggio libero, perché devo recuperare due film che devo vedere per dei progetti futuri. Niente, sono contenta di dover guardare dei film come compito a casa. Mi sembra un po' di tornare all'università. È bellissimo. E niente, grazie per aver partecipato a questo haul. Ciao. Allora, sono, come vedete, a casa dei miei, sono in Sardegna e mi sto preparando per andare a vedere la partita della squadra del mio paese. È sentitissima questa squadra. Nel frattempo questo però scende, quindi devo cercare di... E nulla, quindi, dato che appunto queste partite sono super sentite da tutti, visto che sono qui, ne approfitto e vado. Ci trucchiamo insieme, un get ready with me per andare
alla partita della squadra del mio paese. Però scivola. Forse qualcosa si vede, no? Però c'è comunque un casino. Vabbè. Comunque, la nostra squadra è, l'anno scorso era in terza categoria, poi hanno vinto tantissimo e sono arrivati in seconda. Quest'anno purtroppo stanno andando male, abbiamo vinto solo una partita in tutto il campionato, però comunque, dai. Quindi oggi che giocano in casa, insomma, vado a dare il mio supporto. E tra l'altro, sì, queste partite sono sentitissime perché quasi tutti in paese vanno a vederle. E c'è una mega tifoseria, ma raga, con tanto di fumogeni, casino, cori, è super divertente. Poi, anche se è pieno inverno, qui c'è un sole meraviglioso, penso lo vediate, cioè sono mega illuminata, non ho nessuna luce, cioè sono letteralmente davanti a una finestra, quindi cioè, ho proprio voglia anche solo di stare fuori. Stamattina sono uscita e sono uscita così, senza niente, non avevo neanche il cappotto, e so che non dovrei gioire di queste robe perché in teoria non va benissimo che ci sia questo tempo. Però stando a Milano tutto il tempo con meno 4 e tutte ste robe, insomma, un po' di sole mi fa bene. Sono scordata il correttore, eccolo. Ho scoperto, adesso per carità, è da una vita che volevo comprarmi le cose di Glossier. Sono stata a Londra l'anno scorso e sono riuscita a comprarlo, oddio. Ed effettivamente spacca, soprattutto il correttore è una bomba, io lo amo molto. E so che adesso spediscono in Italia, quindi nel caso approfittatene ragazzi. Tra l'altro io lo uso praticamente come, cioè come base, perché me lo metto su tutta la faccia sto correttore. Cioè non è tanto coprente ed è molto molto leggero e sembra appunto di non avere nulla. Io mi sono resa conto che andando avanti con l'età non sopporto più avere, cioè sentirmi addosso il trucco. Mi dà... come se mi facesse prurito, tipo, non so come spiegarlo. Cioè, allora non so, non si vedrà niente in realtà perché poi non è che... però... vi dà questo colorito un po' carino, non è molto percettibile, cioè, comunque si vede che qua ho dei brufoletti, un po' di macchie, cioè si vede che avete della pelle normale. Però è un po', no? Da questo aspetto un po' glowy, un pochino più uniforme, carino. Mi piace tanto questo prodotto. Sono indecisa se mettere il blush, sempre di Glossier. Io ho preso appunto questo qua, Wisp. Volevo prendere Dusk, poi quando l'ho provato mi sono resa conto che era mega arancione su di me. Però appunto adesso non so se mettere questo o semplicemente del contouring. Forse un po' contouring più visivo. Vediamo, mettiamo un po' di questo. Anche questo io metto tutto con le mani, raga. Cioè, c'è stato un periodo in cui ero super... anche adesso mi piace ancora il make-up, mi piace tantissimo. Però ero super fissata, avevo mille cose. Adesso mi rendo conto che, vabbè, a parte che mi trucco molto meno, non mi trucco tutti i giorni, non c'ho voglia, sono pigra. E uso anche molte meno cose, molti meno prodotti e accessori. Quindi tipo anche pennelli non ne uso. Mi sento un po' regredita quando ero... ragazzina, cioè non ragazzina, proprio bimba, quando ero alle elementari che tipo mi provavo i trucchi così. Che fai? Ah. No, mi stavo preparando. Sulle labbra volevo mettere questo qua, si è cancellato tutto. Comunque sono i lip marker, non lip stainer, di Kiko. Mi piace tanto questo genere di cose. Poi questo è facile da usare perché è fatto così a pennarello. Ed è carino perché appunto puoi farti un po' il contorno labbra e non va via facilmente perché appunto ti macchia, non so come dire. Certo, poi se mangiate tutto va comunque via, non è super long lasting questo qua. Però carino secondo me, meglio lo preferisco alle matite. Almeno su di me dura di più, quindi. E di solito sopra ci metto un gloss oppure un burro cacao. In questo caso, visto che ce l'ho, mi sono portata questo, è tipo un rossettino un po' sheer ed è molto bellino. No, lo metto giusto così tanto. Ah, ovviamente sto andando con la felpa di Taylor. Ah, oddio, il mascara, mi stavo dimenticando. Ups. Questo qua sta finendo, è un po' tutto grumino, grumoso. Ed è quello di Rare Beauty, però nella versione piccolina, perché sinceramente non uso il mascara così tanto e non ha senso per me comprarmi il mascara grande che costa
non so quanto costi, comunque molto. Questi qua sono carini, sono pratici, non costano tantissimo, cioè costano comunque tantissimo per un mascara, però meno di quello formato famiglia. No, però secondo me è molto bello questo mascara di Rare Beauty. Però se proprio devo consigliarne uno, sempre quello di Essence, Lash Princess, quello viola, è uno dei migliori. Però anche questo qua è carino e... cioè, secondo me queste versioni da viaggio piccoline sono fattibili. E fine, questo è il mio look finale. Wow, very... è molto... oddio, scusate tutto il bordello che c'è qua dietro. E niente, quindi basta, vado alla partita.